Ciao a tutti ragazzi, qui Zero Jackson e benvenuti con il nostro Road to France, gli europei con la nostra Italia. E quindi direi di passare subito alla prima partita velocissimamente. Ragazzi, siamo alla prima partita della divisione 9 e troviamo questo qua con Tremolinas e Majoral. Iniziamo subito bene con Gatto, che allarga per pettinare il nostro giocatore bronzo, la mette in mezzo per Zaza. Lo stacco di Simone Zaza. Ragazzi, uno stacco impetuoso qua del nostro attaccante, nuovo attaccante, ex Sassuolo, adesso proprietà della Juve. Grandissimo il colpo di testa, tra l'altro era anche un pochino fuori aria. Comunque già al decimo siamo avanti. Ancora qua, Pettinari prova a servire Gatto. Pallone però troppo lungo, comunque la partita la facciamo noi con Busellato dentro per Gatto e il tiro fuori. Di una questione di millimetri, ancora Pettinari, questa volta in qualità di regista. Pettinari dentro per Zaza, il numero Zaza, 2-0 ragazzi alla mezz'ora. Simone Zaza, esplosivo in questo episodio, l'attaccante juventino, guardate qua come si libera bene e va a siglare così la sua doppietta. Ancora qua, Zaza, punta l'uomo, Simone Zaza riesce in qualche modo a entrare, il pallone viene... spazzato via dalla difesa. L'avversario intanto ha messo nuovi attaccanti come Braithwaite, che è un buonissimo attaccante. Però guardate qua il numero, ed è il gol di Gatto. Gatto che già nel primo tempo era andato vicinissimo al gol, è riuscito finalmente a trovare il gol, la ciliegina sulla torta. Servito benissimo dal centrocampo. Gatto, una finta di corpo a eludere il proprio difensore e la mette dentro per il 3-0. Finisce così la partita, quindi 3-0, migliore in campo Simone Zaza. Prendiamo 550 crediti e ci servono parecchio. Guardate, 0 tiri a 14, cioè proprio top. 3 punti, primi 3 punti di questa storica divisione 9. E andiamo a comprare un grandissimo Mattia De Sciglio. Lo prendiamo per 600 crediti e decido di posizionarlo. Ero un po' indeciso perché volevo posizionarlo anche come ES, però vedremo, perché adesso comunque lo metto come DC insieme a Ogbonna e Capradossi. Aggiungo anche un allenatore perché, ragazzi, ho visto che non c'era troppa intesa, e andiamo subito a fronteggiare questa squadra. Questa squadra, ragazzi, ve lo dico, la partita più brutta di questa, una partita più brutta di questa mi sa che mi fosse mai capitata. Guardate, cross in mezzo, palla per l'attaccante, penso sia stato Gatto. Comunque ragazzi, non si riesce a segnare, ancora qua con Pettinari, palla che resta lì, e poi guardate cosa va a sbagliare Busellato, cioè con porta vuota. Qua 45esimo, ovviamente ragazzi, bug del 45esimo, pallone su per i suoi bronzini che fanno sti tiri di fuori aria a giro, ragazzi, una roba impressionante, io sono senza parole. Dioni porta in vantaggio la sua squadra. Ragazzi, io ci ho provato in tutte le maniere, ma proprio sta palla non voleva entrare. Guardate ancora, Gatto può andare al tiro, parato, e la palla proprio non voleva entrare. Era una partita che io proprio ho rosicato tantissimo. E sì, non ci potevate credere, ma sì, abbiamo perso. Abbiamo proprio perso. Vinciamo 400 crediti, guardate, 7 tiri e 6. Una partita combattutissima. C'è anche da dire bravo al mio avversario, perché comunque con la squadra bronzo è riuscito a batterci. Comunque andiamo a comprare un nuovo COC. E volevo prendere Insigne, però non avevo abbastanza soldi, e così ho virato su Eder. Così con Eder andiamo a fare l'ultima partita di questo episodio contro questo attacco veramente debole. E subito con Eder al primo minuto va, si scarta tutti e si mangia questa occasione così. Però guardate, ancora Der si guadagna un'ottima punizione al quindicesimo, espulsione addirittura per Anderson, un bronzo. E Federico Bernardeschi finalmente la mette dentro, ragazzi. Vinciamo anche l'obiettivo a girare il muro. Finalmente Federico Bernardeschi va alla panchina, perché, cioè ragazzi, per chi avesse seguito tutti gli episodi e per chi non l'avesse fatto, ragazzi, ci sono, c'è la playlist. Oddio, non riuscivamo a segnare, e poi va a fare sti gol di punizione, veramente palla sotto l'incrocio. Smadonnigno 1, Philips Team 0, Federico Bernardeschi. Guardate ragazzi, al 26esimo ancora con Pettinari, gol facile facile per Busellato. Ero talmente incazzato con l'avversario di prima che volevo fare talmente tanti gol, l'avversario mi sa che mi ha letto nella mente e ha quittato. Così vinciamo altri 200 crediti, sono pochi, ma l'importante è che vinciamo 6 punti. E ragazzi, per questo episodio quindi è tutto, io rinnovo un po' di contratti, sistemo un po' le forme fisiche, e ragazzi, da ZW Jackson ci vediamo al prossimo episodio, mi raccomando like, commento e iscrivetevi, ciao ragazzi!